morto. Oggi sono arrivata prestissimo. Questo hotel è super fancy. Ma noi siamo al forum. Cioè, raga, noi non ci hanno detto dove siamo, ma siamo al forum. Raga, skin one, skin nabi. Ciao. Oh ragazzuoli, io sono Cico. Voi non avete idea. Parlo a bassa voce, se no le altre si svegliano, che sono le 7, quasi le 8. Stamattina, stranamente, ho lezione presto di mattina, quindi mi sono dovuta svegliare alle 7:15 e ho fatto tutto in fretta. Stasera è X Factor. Oggi sono arrivata prestissimo. Sì. Io sono arrivato alle 7:30, ero l'unico in classe. E vabbè, non grazie. Non c'era neanche il custode. La desolazione alle 8 di mattina in quest'aula. Ecco. Poi ci ride da solo. Buongiornissimo. Perfetto. È troppo lento. C'è una bellissima faccia. C'è anche se scegli la carta, vai. Così leggeri io. Ma la vedi? Ah, ora sì. Jack and Joe. Ok, ricordati la carta. Però la mia carta potrebbe essere una di queste 54 carte, ma non sarà mai questa. No. Perché? Però l'otto di quadri non mi piace, mi piacciono così. Ma questa qua è la parte facile del gioco, no? Io vado a prendere la carta. Però facendo così, guarda, la carta è già tornata in cima. Buongiornissimo. Ancora? È appena entrato in classe, è già iniziato a fare tutto. Ragazzi, non ho ancora tirato fuori il libro. Sommo e sottrago termini infiniti. Ciao, ai, si messaggia in classe con la famiglia molto male. Auguri Ale. È addirittura in condivisione. Fate gli auguri ad Ale, mi fa il suo compleanno. Ciao vlog. Marco voleva essere nel vlogmas. Ciao. Contentissimo di essere nel vlogmas di Ginevra Iori. Sono appena tornata e adesso mi devo preparare velocemente, perché adesso vado al negozio di Why Not, che c'è tipo un party natalizio e sono stata invitata e non vedo l'ora. Però devo anche fare la valigia perché stasera dormo in hotel dopo X Factor e quindi mi devo sbrigare ora. Mi sono preparata. Ora mangio e volo al party di Why Not, il party di Natale. Sono anche a tema. Ho fatto la valigia, che stasera dormo in hotel. Intanto ci carichiamo a X Factor stasera. Stiamo uscendo ed entrando nell'ascensore. Fighissimo. No, guarda, bellino. Percatini. Se volete venire da Why Not, il negozio è proprio qua, attaccato al Duomo e a Sara, che troverete sicuramente qui in questa strada.
vi faccio vedere quello che mi hanno regalato da Why Not, che è dentro questo sacchettino. Vedete i pantaloni con questo dettaglio, con i brillantini al lato, scusate il laccetto, dietro c'è ancora la targhettina Why Not. Ok, vi spiego cosa sto per fare adesso. Adesso prendo la mia valigia, me ne vado in hotel e lì alle 5 ci sarà un aperitivo con non so chi, poi verranno a prenderci, cioè verrà il transfert a prenderci e a portarci nel loft dei concorrenti di X-Factor e da lì sarò su, non lo so, sarò in diretta e vabbè, niente, vedrete, facciamo così. Mi sono cambiata il top perché mi piacevano entrambi e quindi ho un prima rosso, adesso rosa e vado a X-Factor. Addio Marti. Ci vediamo domani quando avranno vinto Maneskin. Quando avranno vinto Maneskin. Ginevra no, per favore. Martina, saluta il vlog. Ciao. Ciao. Sono arrivata in questo momento all'hotel. Ci trattano bene, mi pare. Questo hotel è super fancy. Addirittura il letto matrimoniale tutto per me. Ah. Questo hotel è veramente wow. E questa camera anche. Ancora non ho visto il bagno. Sono troppo contenta. È bellissimo. Adesso sto aspettando che arrivino le 5, che c'è l'aperitivo qui al bar dell'hotel. E poi alle 5.45 arriverà la nostra driver. Dico nostra perché con me c'è anche un'altra ragazza che non conosco ancora. Penso la conoscerò mentre faremo l'aperitivo. E ci porterà al loft di X Factor. Dimmi quando... Vai. Lei è l'altra ragazza che ha vinto come me questo concorso sconosciuto. Ci hanno portato altra roba ancora. Adesso stiamo per andare al loft di X Factor e ci sarà una nostra autista che ci verrà a prendere qua fuori dall'hotel. Siete già state a Milano, vero? Sì. Ci sono un sacco di macchine che vanno a X Factor. Tipo questa. Tu sei Ginevra, io, giusto? Io sì. Siamo arrivate e però non sappiamo cosa dobbiamo fare perché non ce lo vogliono dire. Top secret. Scesa dalla macchina. Stiamo andando non so dove. Ma quando siamo... è finito tutto, quindi sono qui. Ma noi siamo al forum. Cioè, noi non ci hanno detto dove siamo, ma siamo al forum perché l'ho visto su Google Maps. Sì, ma non sappiamo ma cosa dobbiamo forum, fare. Questo è il bello. Non ho idea di dove stiamo andando. Siamo dentro il forum. Paolo della grazie. Siamo nel backstage. E questo è il bar. E abbiamo intravisto delle ragazze di X Factor laggiù. Non credo. Quello là è Nijotti. E lì accanto ci sono uno dei Maneskin. Esatto. Ciao. Ciao. Licitra. Ci sono i camerini. Ok, ci sono tutti i concorrenti qua, ragazzi. Stiamo girellando qua nel backstage e ci sono i camerini di Ed Sheeran e altra gente così a caso. E a
aspettate, un attimo. Ah, raga, i Maneskin vi obbligano a seguire. Ginevra Iorio. Ginevra Iorio, un goppa a YouTube. Yeah. Grazie. Aspetta, c'è anche lei. Ciao! Allora, faremo la diretta praticamente là. E in mezzo a tutti i camerini, ma di tutti, cioè tipo Ed Sheeran, James Arthur, Tiziano Ferro. Entreranno molto più di noi. I giudici passeranno, i ragazzi. C'è anche Samuel Storm. Samuel, saluti il vlog. Ciao! Elio, in tutta la sua bellezza. Stai facendo un vlog? Sì. Da quando? Non so se lo posso mettere. Ah, il mio canale, no. Ah, il vlog ma faccio. Sì. Ogni giorno. Quindi... Ah, wow! No, aspetta. Comunque. Ciao. Sì. Wow, ragazzi, io sono Chico, sono Jack Frost in questo momento. Come si chiama il tuo canale? Ginevra Iorio. Ciao, Ginevra Iorio. Ciao, Ginevra. Tutti iscritti in Ginevra. Passate da me, venite, venite. Il contrario. Siamo al forum, sei felice? Tantissimo, non si sapeva. Ah, non l'ho trovato? No. Sorpresa. Per chi ti vi? Maneskin. Ovvio, anch'io. Tra l'altro non so se li hai visti. Prima, sì, gli ho fatto anche il video. Adesso me lo fai vedere. Adesso ho dato il mio canale. Adesso me lo fai vedere. Aurora. È Sheeran. Questo. Però anche... musicista. Tanto c'è l'antefactor. Ciao a tutti ragazzi, un bacione. Abbiamo fatto la prima diretta là su quel divano. Non ho ben capito, ne faremo altre mille tipo. Fare un saluto nel vlog. Chi è? Vlog. E che vlog è? È un video. E quindi? Saluto. Ciao. Grazie. Vlog. La confusione nel backstage di X Factor prima dell'inizio della finale. Eccoli tutti. Ciao raga. Abbiamo appena fatto una foto con dietro tutti i ragazzi di X-Factor che sono là, tutti in fila. Buonasera signore e signori, siamo alla finale di X-Factor! Allora, c'è Catalan là, non si vede bene. De Sica. Barbieri, Cannavacciuolo dietro e poi boh. Vuoi salutare il vlog? Ciao, chi sei? Il vlog. Ciao. Siamo trasferite davanti alla televisione e ora inizia da 5 minuti. Sta iniziando la finale. Con questa luce sublime, sgusciate per la seconda diretta, anche se indifferita purtroppo. C'è Tizi. Mamma, questo è per te. Destino che nessuno ha mai scelto e poi la è una cosa. È uscito Samuel. Siamo tristi. Ci piaceva. Ma
diretta nella diretta. No, questo è un video. Ah, okay. Per YouTube. Ciao. Ciao YouTuber. Grazie buon. Ivana Spagna che salta le barriere di X Factor. Emma Marrone che passa con la sua pellicciona. Eccola! Vai, vai, vai. Allora, per me, il mio preferito è Lorenzo. Di mare. No, morto. Cos'è? Vediamo squillo. C'è Lorenzo Fragola, ragazzi. È quello là che sta abbracciando quello là. Ciao Nigiotti. Sono arrivati altri Owid e l'altro amico, quello lì con la lavagnetta, che mi scordo sempre come si chiama. Muriel fa la diretta. Nigiotti che passa. Hanno già vinto, basta. È inutile. Muriel, chi vince? Maneskin. Certo. Il Citra è stato molto bravo, sì. Quindi boh. È un grande, basta. Adesso andiamo sul palco. Ma perché sei spiegato? Aiuto, aiuto. Sono felice di comunicarvi che notizia di poco che fa, i Maneskin hanno vinto il disco d'oro con Chosen. Fan venuti qua a vedere noi e c'è l'Icitra qua, adesso ve lo riprendo, aspettate. Generale, salvo, facciamo sgomberare il palco, che abbiamo un buco sul palco. C'è un pallone, ci stanno buttando fuori dal palco. Deve poter che rubare. Stiamo rientrando.
Stiamo andando via, stiamo prima facendo un ultimo giro per il camionino, perché nel caso spuntasse fuori qualcuno. Ciao ragazzi! Un piacere! Per noi! Ci sono Sam e Stan e la, boh, non so, c'è un po' di gente a casa. Sam e Stan. Oddio. Ciao vlog! E basta? E basta il vlog. Mua. Siamo uscite, probabilmente l'ultima volta che metterò piede a X Factor. Però ce l'ho messo per bene, diciamo. Andate a seguire comunque tutte le live che sono sulla pagina di Intesa San Paolo e anche le loro foto su Instagram, sulla loro pagina Intesa San Paolo Giovani. Mi stanno chiamando, quindi ciao a tutti. Sono appena tornata in camera. Che dire, a parte ci hanno dato un regalo di benvenuto, di quello che è. Poi e hanno messo il coso della colazione e un cioccolatino con scritto good night. Non so se avete visto le foto su Intesa San Paolo Giovani. Eccomi. Voi non avete idea, è stato veramente fantastico. Ancora ho i braccialettini illuminati e non so come farò a dormire stanotte, tra l'altro questi quasi penso li metterò in bagno, dai. Fatemi qualunque domanda volete farmi, che domani nel vlog o comunque quando posso vi rispondo su X Factor, su quello che volete. E a domani. Your little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV show. You're only happy when you're sorry.